Buongiorno ragazzi, ma soprattutto buongiorno romanisti. Ieri si è tenuta la conferenza stampa del nostro nuovo direttore sportivo, Gianluca Petrachi, che ha fornito informazioni importanti per la futura Roma. In primis ha parlato di un comportamento scorretto, secondo me, di Edin Dzeko, che, come ha parlato il direttore, ha voluto sottolineare che la Roma non deve essere ricattata da nessuno. Dzeko verrà venduto al prezzo giusto e al prezzo deciso dalla Roma, perché Dzeko comunque è un giocatore della Roma ancora, ha un contratto firmato e la Roma decide quando mandarlo via e a che prezzo mandarlo via. Quindi anche se Dzeko comunque ha trovato l'accordo con l'Inter e anche se comunque Dzeko si sta comportando malissimo perché sta tenendo degli atteggiamenti scontrosi sia contro la società ma anche contro i tifosi. Ad esempio, un mese fa aveva messo un like ai cuori dell'Inter su Instagram a un commento di un tifoso interista. Ieri, dopo la conferenza stampa finita dal nostro direttore sportivo, Edin Dzeko ha messo una storia su Instagram in vacanza con Perisic, facendo capire che ha trovato rapporti col suo amico Perisic, cioè quindi andrà all'Inter. Questo comunque fa capire Edin Dzeko. Non mi sta piacendo, poco professionista, ma veramente l'avevo già capito alla fine della scorsa stagione. Poco, poco serio e poco professionista, veramente. Scorrettezza al massimo, un piccolo uomo, diciamo, perché comportarsi così non è da professionisti. E spero che l'Inter paghi la cifra stabilita la Roma, perché comunque è la Roma che decide o contropartire comunque parte dei giocatori. Magari si parlava di D'Ambrosio, ma lo decide la Roma, D'Ambrosio più soldi, ma i giocatori li decide la Roma e poi l'Inter naturalmente è libera di accettare quello che, cioè, di accettare, insomma. Ha parlato molto bene Petrachi, mi ha dato un'ottima impressione. Mi sembra un direttore sportivo che comunque ha le idee chiare. Vuole giocatori che fanno la differenza, ma soprattutto che vogliono la Roma. Cioè, Barella, ad esempio, adesso ormai Barella è vicinissimo all'Inter, l'ultimo video avevo parlato. Barella è vicinissimo all'Inter, ma dalle sue parole di ieri ha fatto capire che Barella aveva scelto l'Inter, lui si è ritirato, perché comunque se un giocatore sceglie un'altra squadra, perché lo devi mandare in un'altra, come avevo parlato nell'altro video, insomma. Quindi dunque Dzeko, le strade da Roma e Dzeko si stanno dividendo e ha parlato di un possibile sostituto che, come avevo detto già negli scorsi video, che era, poteva essere Gonzalo Higuaín. Adesso è arrivata anche la conferma. Ha parlato molto bene di Gonzalo Higuaín, ha detto che Roma sarebbe la squadra giusta per Gonzalo Higuaín per ritrovare sicurezza. E vedremo un po' come si svolgerà la situazione. Toccherà convincere forse il giocatore o forse la Juventus, però comunque i rapporti tra Roma e Juve, ve l'ho detto, insomma, sono abbastanza buoni, quindi toccherà insomma vedere. E ha parlato anche di Manolas, ha parlato Zaniolo, di Zaniolo e Manolas, ha parlato di Zaniolo che rinnoverà il contratto o che è già rinnovato, forse non so, si sa mo. E che cercherà di rinnovare il contratto. Ha parlato anche di Shaarawy, perché Shaarawy in queste ore si è parlato che è tornato da Shanghai e che alla Roma daranno i 20 milioni chiesti, però Petrarca ha fatto capire che loro sono disponibili a tenere Shaarawy e a rinnovargli il contratto. Quindi questa sarà praticamente una scelta del giocatore se accettare l'offerta assurda dei cinesi. Però comunque andare in un campionato comunque inferiore a quelli importanti europei e andarsi praticamente un po' a rovinare la carriera, perché comunque se vai in Cina poi sarà difficile comunque ritornare nei campionati importanti. E ha parlato anche di Manolas, e uscirà anche il video di Manolas quando arriverà l'ufficialità, che sarà un nuovo giocatore del Napoli. Ha parlato di Manolas e ha parlato come immaginavo che fosse sua volontà di andare via Manolas, che hanno provato a trattenerlo a Roma, lui ha rifiutato tramite il suo agente e quindi Manolas è andato via per sua scelta, come potevo immaginare io, insomma.
E quindi ragazzi, questa anzi, vi do l'ultima chicca, insomma, l'ultima informazione di questa mattina, anzi, due, le ultime due informazioni, la Roma è vicinissima, praticamente lunedì le visite mediche a Raul Lopez, il nuovo portiere il nuovo portiere della Roma, sarà un portiere spagnolo, come ho detto, Raul Lopez. Ottimo giocatore, la Roma lo pagherà tanto, lo paga 28 milioni, però toccherà vedere ragazzi, se la Roma ha puntato, il direttore sportivo ha puntato su questo portiere, vuol dire che qualcosa comunque ha visto lui e crede in lui, insomma. E a quanto ho letto anche si è abbassato pure un po' lo stipendio per venire a Roma, perché vabbè, comunque lunedì ci dovrebbero essere visite mediche, io mi informerò su questo portiere. E vi porterò un video anche su lui. E questa mattina la Roma ha fornito la prima offerta per Alderweireld. Ha fatto l'offerta di 10 milioni al Tottenham e i Spurs sarebbero tentati a vendere il giocatore per 18 milioni, ma non credo mai che la Roma offrirà 18 milioni e pagherà quella cifra perché il giocatore comunque è scadenza di contratto. Col Tottenham, quindi sarebbe praticamente inutile pagare 18 milioni se magari riesci a trovare l'accordo col giocatore, il prossimo anno te lo prendi a zero. Quindi credo al massimo la Roma riesca a raggiungere i 10, 12, 13 milioni massimo proprio. E quindi ragazzi, questo è a me ha dato un'ottima impressione. Fatemi sapere voi la vostra. Del nuovo direttore sportivo. A me mi è sembrato vero, comunque onesto. Questo è comunque. Quindi fatemi sapere. Io sinceramente comunque essere negativo o pessimista adesso non serve a niente. I tifosi comunque si lamentano che non andate allo stadio, non cori contro tutti quanti. Insomma, non serve a niente, ragazzi. Adesso comunque è un momento difficile. Stiamo cercando di ripartire insieme. Adesso magari i tifosi dovrebbero uscire fuori e dare una mano al sostegno che se meritano questi ragazzi, che se meritano, insomma, tra virgolette. Però comunque dobbiamo dare fiducia, insomma, un altro anno è passato e questo nuovo anno si ricomincia tutto da capo, insomma. Quindi, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, forza Roma e abbasso la Lazio.